E questo avveniva alla Federazione Nazionale della Stampa, dove Carlo Verna, segretario dell'USIGRAI, che è il sindacato nostro dei giornalisti della RAI, ha annunciato di aver avviato le procedure per lo sciopero che dovrebbe aver luogo, secondo le regole del servizio pubblico, non prima di 2 settimane a partire da oggi. Sempre Matteo Parlato lo ha intervistato. Immediatamente andiamo in azienda per depositare l'avvio della procedura di sciopero e chiederemo, come convenuto con gli altri colleghi che hanno partecipato a questa conferenza stampa, che è stata anche una conferenza di ideazione su cosa fare, immediatamente questa convocazione dell'USIGRAI con i conduttori delle trasmissioni domani dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale. È stato proposto anche di impugnare questo provvedimento, lo farete? Questa è una cosa che spingeremo a fare la RAI, che ha la legittimazione attiva ad agire, perché il soggetto verso il quale viene messo l'obbligo in prima battuta è la RAI. Potremmo anche provare a farlo, questo si dovrà sentire qualche legale che è esperto della materia, a farlo anche come sindacato, però è chiaro che da un punto di vista della legittimazione ad agire è più forte e più sicura la costituzione della RAI rispetto a questo provvedimento, che è assolutamente illegittimo e incostituzionale. In questa sede si è parlato di un attacco alla libertà di informazione, alla libertà di stampa. I giornalisti hanno o non hanno delle responsabilità? Ma i giornalisti hanno la responsabilità di esercitare correttamente la loro funzione, così come prevede la legge sull'istituzione della professione giornalistica dell'Ordine dei giornalisti. Io credo che in linea di massima c'è sempre stato un rispetto da parte dei giornalisti di quei principi di verità e pluralismo. Se qualcuno non ha rispettato questi principi, risiede in una costruzione anche della governance RAI, che ha costruito un sistema assolutamente inaccettabile per noi, cercando di accentrare le responsabilità verso coloro che sono più omogenei rispetto all'appartenenza ai partiti politici, in particolare ai partiti della maggioranza di governo in turno. Nei telegiornali spesso si vedono, diciamo, parti del telegiornale dedicate alla cucina, all'oroscopo o altre cose del genere. Si vuole levare dello spazio a un'informazione, diciamo, più legata a problemi più seri come la giustizia, la mafia, la politica e il lavoro? Sicuramente il paese reale è sparito da alcuni telegiornali e esiste ancora in molti talk show. Evidentemente tutto ciò dà fastidio. Si vuole far passare un modello che è quello del modello di qualche telegiornale, per fortuna non tutti. Io penso, tanto per dirlo senza mezze frasi, al TG1. A me il TG1 così com'è non piace.